Siamo Inter Cesena 1-1, Marco Lucchini. Dunque, al sesto minuto, punizione di Matteoli, palla a Berti che si porta al centro, poi in Peñarossi in tuffo. Altra punizione al 34esimo, Matteus respinge Rossi di piede, libera poi Del Bianco. Al 40esimo, punizione di Matteus, Gelain e Pierleoni rischiano l'autorete, ma rimedia Rossi. Al quinto della ripresa, Bergomi tocca di testa, Berti e Serena un po' sgomitata da Gelain, manda alto. 2 minuti dopo, corner di Matteus, Serena di testa, alto. Al 13esimo, questa punizione di Dominis sfiora la traversa. Al 21esimo, la rete interista è di Breme, da fuori, stangata di sinistra e palla in rete 1-0. 3 minuti dopo, i nerazzurri reclamano il rigore per questo fallo di Nobile su Bergomi. Il fallo c'era, anche se fuori area, comunque l'arbitro lascia correre. Al 25esimo, Klisman, Berti e Rossi anticipa Serena. Poi al 31esimo Piraccini a Esposito, il tiro dal limite sfiora il palo. Infine al 35esimo un lancio di Nobile, controlla la palla Agostini che con l'involontaria complicità di Bergomi, vedete, batte Malgioglio, parità 1-1. L'Inter ha mancato qualche buona occasione, è vero, ma soprattutto ha patito più del previsto la difesa romagnola. Cesena con una certa decisione ha effettivamente imbrigliato il gioco attacco offensivo nerazzurro. Poi in contropiede e con una certa dose di fortuna ha conquistato un preziosissimo pareggio. È tutto lì a Paolo Valenti. A questo punto molti di voi come noi avranno riconosciuto l'orribile fondo del campo di San Siro, del Meazza San Siro. Speriamo che abbia ragione gli ottimisti e che sia buono in occasione dell'apertura dei mondiali. Milano proprio si meriterebbe, oltre a un bello stadio, anche un bellissimo prato erboso e speriamo che ci sia al momento opportuno.